E bentornati su Hermes Channel Web TV con una nuova puntata, una straordinaria puntata dedicata così alla moda, alle donne e forse anche agli uomini, che sicuramente anche loro possono usare questo. La pashmina. Infatti oggi parleremo di pashmina. Che cos'è? Che storia ha e come si usa? Ce lo racconta Miriam Pace di Castellana Grotte. Vediamoci il video. Ciao, oggi ci troviamo da Miriam Fashion Style a Castellana Grotte in compagnia di Miriam. Ciao Miriam! Ciao! Il sai che di oggi riguarda la moda, in particolare la pashmina. Ecco Miriam, parlaci di questa pashmina, che cos'è? Allora, la pashmina è una sorta di scialle nato in origine in Oriente. E infatti pash in persiano significa lana, che sta ad identificare la lana delle pecore che vivono sull'Himalaya e quindi da cui si produce il cashmere. Quindi in principio era una specie di scialle in cashmere, molto molto costoso. Poi arrivato in Oriente, in Italia, diciamo in Europa, hanno cominciato a farne tante copie e di più svariati materiali. Ecco Miriam, è la prima volta che io sento questo nome, sinceramente. Mi fai vedere una pashmina? Certo. Allora, ce ne sono di tanti tipi. Qui te ne ho portate alcune. Questo per esempio è un esempio. Molto grande, molto leggera, adatta per l'estate. Poi ce ne sono alcune che possono essere usate per esempio ai matrimoni. Infatti si può usare nei più svariati modi. E poi ci sono anche quelle molto invernali, come questa, che sono in lanettina, molto simile a quella originale, quindi il cashmere, è molto calde per l'inverno. Ecco Miriam, adesso che mi hai fatto vedere cos'è questa pashmina, vediamo come si può utilizzare anche. Certo, allora, va bene per le occasioni più svariate e si può usare in tantissimi modi. Adesso ve ne posso mostrare alcuni. Per esempio, essendo in periodo di matrimoni, un'occasione molto bella è per indossarlo a cerimonia. Questa è l'occasione più semplice, il modo più semplice. Come vedete, diventa un coprispalle, semplicemente. Dopo aver coperto le spalle, possiamo, per comodità, semplicemente annodarlo in avanti e diventa molto chic, oppure annodarlo indietro e semplicemente siamo sempre con le mani libere e le spalle coperte. Adesso possiamo farvi vedere come utilizzarlo, per esempio, visto che siamo in stagione di mare, come può diventare un semplice pareo e quindi, cingendo i fianchi, annodarlo semplicemente da un lato e immaginate il costume diventa un pareo. Oppure potremmo farlo diventare un top, quindi prendendo i lembi più in alto, li annodiamo indietro e diventa un top. E adesso vi faccio vedere un altro tipo di coprispalle che può andar bene semplicemente per uscire la sera quando volete. La pashmina è quella più grande che avete in questo senso, altrimenti non riuscite. A metà, chiudete metà soltanto, fate un nodino, come questo. La stessa cosa dall'altro lato, dallo stesso lato in cui abbiamo fatto il nodino, sempre a metà. Un altro nodino, praticamente si ottiene questo, che così non dice nulla, però girato in questo senso, quindi nudi verso l'interno, diventa una manica e l'altra manica e avete un coprispalle molto lungo. Adesso vi faccio vedere un altro modo nel caso in cui
avete bisogno di coprire la gola, semplicemente prendendo la pashmina, basta chiuderla, scusate, da metà, poi in quattro, fino ad avere come fosse una sciarpa molto stretta. La mettete intorno al collo, primo giro. Adesso, per renderlo un po' più fashion, prendiamo un lembo, creiamo uno spazio fra il nodi, una specie di nodo che abbiamo creato intorno al collo e diventa una paragola, però con un'ala un po' più fashion e chic. Complimenti, Mire, non pensavo che una semplice pashmina potesse essere realizzata in così tanti modi, potesse essere indossata in così tanti modi. In realtà ce ne sono tanti altri. Comunque, qualcuno è arrivato. Quindi speriamo come sempre che i suggerimenti di Miriam vi siano stati utili e vi siano piaciuti. Alla prossima, Miriam, grazie mille. Grazie tante a voi. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.